Felicità è libertà dalle costrizioni della civiltà. Dopo Aristotele giriamo pagina, passiamo dal periodo metafisico, ovvero no, la realtà, basato sulla scoperta, la realtà è un mondo puramente razionale, al periodo etico, basato sulla scoperta. La realtà è la mia vita pratica, il mio comportamento quotidiano, perché solo questo mi interessa, solo questo è importante, o quantomeno questo è l'aspetto più importante di ciò che chiamiamo realtà. Questo cambiamento filosofico è connesso a un cambiamento storico-culturale, il passaggio dall'età classica della civiltà greca all'età ellenistica, cosiddetta ellenistica, che convenzionalmente è situato nel 323 avanti Cristo, anno della morte di Alessandro Magno, seguita però, ci interessa dal punto di vista filosofico, l'anno successivo, nel 322, dalla morte di Aristotele, del precettore maestro di Alessandro Magno, Aristotele. Fino al III secolo dopo Cristo, impero di Alessandro Magno, quindi innanzitutto conquista, prima ancora conquista macedone della Grecia, delle poleis greche, perdita dell'indipendenza. Il valore della politica naturalmente decresce fino ad annullarsi. La politica non è più importante, è importante l'etica, perché per raggiungere il benessere conta il mio comportamento individuale con i miei familiari, con i miei amici, non conta più la comunità politica, non conta più la polis. Perché tanto non abbiamo più potere decisionale, il potere decisionale ormai dipende dal re di Macedonia, dall'imperatore, poi successivamente re e imperatore Alessandro Magno. Avevamo visto che in Aristotele, ma prima ancora anche in Platone, l'etica era subordinata alla politica, era un mezzo per, si poteva in realtà realizzare pienamente soltanto poi nella politica, e invece appunto nel periodo non a caso etico dell'età ellenistica la politica viene non è più oggetto di riflessione filosofica. La riflessione filosofica si concentra sull'etica, e l'etica naturalmente diventa la disciplina primaria della filosofia, l'ambito fondamentale della filosofia, il che non vuol dire che sono annullati gli altri ambiti come la fisica o la gnoseologia, soltanto che sono quantomeno subordinati all'etica, sono mezzi dell'etica. L'etica è la regina di tutte le diverse branche filosofiche, i diversi settori della ricerca filosofica. Il fine dell'etica però è lo stesso che aveva indicato Aristotele: la felicità individuale, il raggiungimento della felicità individuale.
concepito però in termini del tutto immanentistici, cioè non c'è un secondo mondo, no? La differenza, un'altra differenza fondamentale della filosofia ellenistica, dell'età ellenistica, da quella precedente, da quella di Platone, da quella di Aristotele, che è che queste, le nuove filosofie sono immanentistiche, cioè si basano sulla affermazione di un'unica realtà, di un unico mondo, il mondo fisico, il mondo terreno, e quindi anche di un'unica vita. C'è una sola dimensione, quella terrena, c'è una sola vita, quella sempre terrena. Disponiamo di una unica vita, ma possiamo farla diventare una vita unica, appunto raggiungendo la felicità. Quindi, in questo senso, le filosofie ellenistiche sono ricette di felicità, sono altrettante ricette diverse, vedremo, di felicità. Altra caratteristica, beh, in parte già, più che essere filosofie basate su singoli, anche su singoli filosofi, sono filosofie collettive, cioè si formano delle scuole, in particolare quattro scuole fondamentali. Quattro scuole vuol dire quattro correnti filosofiche, con ognuna delle quali, con l'eccezione parziale di una, quella epicurea, ognuna delle quali annovera diversi filosofi di livello, di alto livello. La scuola cinica, la corrente dei cinici. Poi vedremo appunto la scuola epicurea, che fa un po' eccezione, ma solo un po'. La scuola stoica, stoicismo, epicureismo, stoicismo, cinismo si può anche, no, cinismo, epicureismo, stoicismo. E infine la scuola scettica, ovvero scetticismo, o anche gli scettici. Quindi queste sono le quattro articolazioni fondamentali della filosofia nell'età ellenistica, nel periodo etico. Più o meno tutte sono tutte scuole che hanno una radice socratica, che in un modo o nell'altro interpretano l'insegnamento socratico, ma non solo l'insegnamento teorico, ma soprattutto l'insegnamento pratico, cioè l'esempio di vita fornito da Socrate. A cominciare dai cinici, la derivazione del cinismo da Socrate è diretta e immediata, perché il fondatore della scuola cinica è Antistene. Antistene, che era in origine da più giovane, allora contemporaneo di Platone, coetaneo più o meno di Platone, da giovane era stato discepolo di Gorgia, ma poi era diventato discepolo di Socrate, era diventato uno dei molti seguaci di Socrate, e dopo la morte di Socrate comincia un suo insegnamento socratico, perché è basato sulla sua interpretazione di Socrate, diversa, molto diversa da quella di Platone, molto diversa anche dall'altro testimone della filosofia di Platone, adesso non mi viene il nome, non importa, ma ve lo ricorderete voi. Insegna in un ginnasio, inizialmente in un ginnasio, cioè in una palestra, l'altro è Senofonte, l'altro testimone di Platone, Senofonte. Antistene invece comincia a insegnare in una palestra che era chiamata Cinosarge, che vuol dire in greco
cane agile. Una metafora, se venite qui diventerete agili come i cani. Venite a fare ginnastica qui, diventerete agili come i cani. Da questo nome, ma poi anche al tempo stesso, dalle offese, dalle parole offensive che venivano rivolte ai cinici dai cittadini comuni, appunto, cani, siete dei cani, siete volgari come dei cani, vivete come dei cani, deriva il nome di cinismo, perché cinismo appunto viene dal greco kyn, che vuol dire cane, e quindi sarebbe come dire siete dei appunto canini, ma noi usando canini ci vengono in mente i denti, quindi, no, canini siete. Ok, e come vedremo Antistene, ma soprattutto poi il secondo maestro della scuola successivo, Diogene il cinico, assunsero questo nome offensivo, spregiativo, come invece proprio il proprio nome proprio, rivendicandone la positività. Ah sì, ci dite che siamo dei cani, ma per noi è un complimento, quello che voi credete sia un'offesa, in realtà è un complimento. Perché per raggiungere la felicità dobbiamo vivere come i cani, anzi, meglio ancora, come un topo che corre qua e là cambiando continuamente direzione come gli pare e piace. Andiamo con ordine. Beh, prima ancora di entrare nel merito, vi racconto qualcos'altro sulla... particolare su Diogene, perché appunto poi Diogene il cinico, allievo di Antistene, quindi c'è un rapporto sempre di discepolanza. I maestri appunto si susseguono, essendo stati poi prima discepoli, come nella scuola di Mileto. Bene, dicevo, Diogene, forse ne avete sentito parlare di Diogene il cinico. No, perché viveva in una botte. Perché viveva in una botte? Appunto, il topo che va dove gli pare, perché la dimora fissa è costrittiva, è un vincolo, è un limite. No, l'uomo deve viaggiare liberamente. E quindi non la casa, invece la botte, perché la botte ci dormo di notte, poi il giorno dopo la metto orizzontale e così la... mi posso muovere. Aveva inventato la roulotte, è lui il vero inventore, scherzo. Ancora, poi era un altro aneddoto relativo a Diogene il cinico, riguardava il fatto che si aggirava di giorno per le strade di Atene, come Socrate, ma a differenza di Socrate, con in mano una lampada accesa, dicendo appunto cerco la luce, anche cerco l'uomo. Cosa significava? Significava che, no, era un modo per dire agli ateniesi: voi credete di vedere, ma in realtà siete ciechi, in realtà siete al buio. Io cerco di farvi luce, cerco di aprirvi gli occhi. E il più famoso aneddoto, però, è anche il più emblematico, è quello secondo cui Alessandro Magno, venuto a sapere che Diogene era un grande uomo, un grande sapiente, volle incontrarlo, si recò da lui, Diogene era all'aperto in piazza, e gli si para davanti e insella il suo bucefalo, il suo meraviglioso cavallo,
e gli dice: io so che tu sei un grande uomo, per cui chiedimi quello che vuoi. Io sono Alessandro Magno. Fin da piccolo, quando mi dicevano cosa farei da grande, dicevo appunto, rispondevo il grande, e infatti sono Alessandro il Grande, e ti posso dare tutto quello che vuoi, tutto quello che desideri. E allora Diogene, che era seduto, anzi forse anche addirittura sdraiato, alza il capo, lo guarda un po' perplesso e gli dice: scusa, ti puoi togliere di lì che mi fai ombra? No, lasciami prendere il sole, stavo prendendo il sole. Ecco, il mio unico desiderio è questo, che ti togli di mezzo. Togliti di mezzo. Bene, era anche soprannominato, fu anche soprannominato il Socrate pazzo, perché per molti era la versione un po' impazzita di Socrate. Ma veniamo al contenuto della filosofia cinica. La prima fondamentale rottura rispetto alla tradizione filosofica precedente, con la parziale eccezione di Socrate, consiste nel considerare l'attività filosofica non qualcosa di esclusivamente e nemmeno prevalentemente teorico. Non è un'attività, la filosofia non è un'attività esclusivamente o prevalentemente teorica. La filosofia è un modello di vita, un esempio di vita. Si fa filosofia non tanto a parole o scrivendo libri, ma comportandosi in un certo modo, perché, come avrebbero poi detto gli scrittori latini, i latini, verba movent, exempla traunt. Le parole mettono in movimento, ma gli esempi trascinano, sono trascinatori. Quindi, in questo senso, i cinici facevano filosofia innanzitutto e soprattutto in base al comportamento, al loro esempio di vita. E in questo senso avevano adottato anche un loro stile, anche una loro moda, nel senso che il cinico doveva possedere soltanto una tunica, un mantello, una bisaccia e un bastone. Vero cinico doveva accontentarsi di questi quattro beni, perché tutto il resto era inutile, anzi tutto il resto per i cinici è controproducente, tutto il resto diventa una catena. Altri beni diventano altrettante catene che imprigionano, che schiavizzano. E a questo punto però forse cominciamo a capire qual è la ricetta della felicità, o meglio, perché i cinici propongono per esempio questo stile, anche proprio nel senso del stile di vestiario. Perché la tesi fondamentale cinica, la convinzione fondamentale dei cinici è che il requisito decisivo della nostra felicità, della felicità naturalmente individuale, è la libertà individuale. Più siamo liberi, più siamo veramente liberi individualmente, liberi di fare quello che vogliamo, come un topo che scorrazza di qua e di là e in ogni momento cambia direzione, perché così gli va e non ha nessuna limitazione, nessuna costrizione. Così dobbiamo, secondo i cinici, vivere noi per essere felici. La libertà è proprio una nostra caratteristica naturale,
è insita nella nostra Costituzione naturale e dunque se la limitiamo, se la soffochiamo, per forza siamo infelici perché siamo contro natura. Tutto ciò che soffoca la libertà individuale è contro la nostra natura e quindi per forza ci provoca sofferenza, ci provoca infelicità, anche se non ce ne accorgiamo, anche se apparentemente non ne siamo coscienti. Ecco perché adesso capiamo, è il corollario. Perché Diogene? Perché forse già prima Antistene diceva: mi dai del cane, ma sono ben contento. Tu semmai, se io ti dico che invece sei un uomo, ti dovresti offendere. Perché? Perché per essere liberi, siccome la libertà è proprio un istinto naturale, per essere liberi bisogna vivere in modo naturale, come gli animali. Noi, no, quella dei cini c'è anche una rivolta contro l'esaltazione della condizione civile, della cultura, anche della vita teoretica, no? Propugnata da Aristotele. Ma quale sapienza? Libertà! E quindi libertà vuol dire, significa no, vivere in modo naturale, cioè vivere come gli animali che anche noi siamo. Siamo una specie diversa sicuramente dai cani, così come i gatti sono diversi dai cani, ma siamo comunque una specie animale. E la nostra legge naturale è quella della libertà, e si è liberi vivendo in modo naturale. E attenzione, sembra che bello, facile, no! Perché subito dopo i cinici dicono: certo, ci vuole fatica, bisogna faticare. Perché bisogna faticare? Perché ci siamo illusi di non essere animali, ci siamo montati la testa, abbiamo una tendenza, sì, forse siamo, homines sapientes, non siamo, cioè la nostra specie non è quella dell'homo sapiens, ma dell'homo sacens. Dell'uomo saccente, dell'uomo presuntuoso, siamo animali presuntuosi e quindi abbiamo creduto di poterci separare dalla natura, di poter costruire uno stato, una condizione di vita non naturale, extranaturale, cioè la vita civile, la civiltà. Con certo tutti gli agi della civiltà, la casa, la dimora fissa, che però protegge, ci protegge dalle intemperie, dalla pioggia, dal freddo, un bel letto morbido, e poi cibi raffinati, bevande raffinate, e poi però anche matrimoni. Anche leggi dello Stato, servizio militare, le imposte da pagare, le domande burocratiche, i certificati da chiedere, da produrre, e tutto questo ci ha schiavizzati, in realtà ci ha schiavizzati. No, la scuola cinica è una rivolta contro la schiavizzazione della condizione civile, le molteplici forme di schiavizzazione della condizione civile e anche politica e anche statale, no? Appunto, civiltà, Stato, leggi, polizia, giudici, imposte, documenti, burocrazia, patenti, carte d'identità, bla bla, matrimonio. Il mio istinto sessuale viene soffocato, viene represso, no, sono costretto a... Tutto questo appunto è innaturale, anzi è antinaturale, però ci siamo cascati, dicono i cinici. E quindi adesso per tirarci fuori è come se fossimo... tossicodipendenti, siamo tossicodipendenti rispetto a tutte le nostre comodità, i nostri presunti agi. No, originariamente come
uomini, animali, dormivamo come si deve tornare a dormire sul prato, al massimo appunto in una botte, in una tenda che si può spostare ogni giorno perché noi siamo animali nomadi, quindi è la nostra natura viaggiare, muoversi, non avere fissa dimora. E dunque dobbiamo... niente materasso, niente casa, ma è appunto una tenda. L'erba, il miglior materasso è l'erba dei prati. Quindi, però, siccome ci siamo assuefatti, dobbiamo decondizionarci, dobbiamo uscire da questa dipendenza. E dunque dobbiamo faticare, ci vuole molta fatica, ci vuole molto esercizio, molto allenamento, graduale. No, ci dobbiamo disintossicare gradualmente. Siccome è faticoso, dobbiamo essere appunto molto graduali, altrimenti non ce la facciamo. E da questo punto di vista i cinici sono convinti comunque che campioni, in questo senso liberi, non si nasce, ma si diventa. No, tutte le attività umane, dal fabbro al pittore, attestano che non si nasce fabbri, non si nasce pittori, si diventa fabbri, si diventa pittori. No, è tutta una questione di allenamento. Nessuno nasce imparato, nessuno nasce più geniale di un altro. È solo questione di allenamento, di impegno, di fatica. Chiunque può farcela, purché fatichi, purché ci metta impegno e purché ovviamente sia anche realista, cioè si alleni come ci si deve allenare, cioè un po' alla volta. Non è che se tu vuoi diventare campione di sollevamento dei pesi inizi subito con 100 kg, inizierai con 10 kg magari, no? E poi progressivamente. Bene, naturalmente il cinismo propone anche il rifiuto di tutte le convenzioni sociali e quindi del matrimonio e quindi naturalmente anche degli obblighi politici, degli obblighi statali. E forse in questo senso, per concludere, perché ormai manca pochissimo, è particolarmente interessante la dottrina cinica relativa all'amore, ma anche in generale alle emozioni, alle passioni. Il principio cinico da questo punto di vista è quello della apatia. Apatia vuol dire impassibilità, cioè non lasciarsi travolgere dalle passioni, dalle emozioni, cioè rimanere esenti da forti passioni, da forti emozioni. Passione significa anche passività, si è passivi, non si è attivi, non si è liberi, non siamo liberi, siamo dominati dalle passioni. L'amore stesso, se non dosato, diventa una catena perché ti rende dipendente di un'altra persona. Dunque, chiaramente zero matrimonio, non se ne parla perché? Perché tutti gli obblighi sono costrizioni. E però, come alternativa, i cinici variavano. C'erano coloro che dicevano sì, è possibile anche un rapporto sentimentale tra due persone, certo un rapporto amoroso, purché molto, molto controllato e temporaneo. Altri dicevano no, è possibile anche una convivenza prolungata addirittura per tutta la vita, purché anche la donna, loro naturalmente erano tutti maschi, però insomma,
anche la donna sia cinica, purché tutti e due, diciamo così, i conviventi poi nella stessa botte, è un po' difficile, ma comunque, no, non nella stessa casa, tutti e due, diciamo così, gli innamorati vivano secondo, no, lo stile cinico, siano cinici. E altri invece sostenevano: no, assolutamente non se ne parla, l'amore è soltanto un trucco per renderci dipendenti gli uni degli altri e soprattutto per indurci alla riproduzione. Dunque, dobbiamo semplicemente sfogare il nostro desiderio sessuale, ma non, senza nessun tipo di vincolo, senza nessun tipo di legame. Visto che c'ho ancora forse mezzo minuto, è interessante anche, per concludere, la posizione dei cinici riguardo al divino. Allora, negano gli dèi, concludo, è rapidissimo, negano l'esistenza degli dèi della religione tradizionale, della religione popolare. Però alcuni non negano l'esistenza di una divinità unica, no? Vi ricordate che anche Socrate si era avvicinato quantomeno al monoteismo, di una divinità unica però assolutamente non antropomorfica, e altri invece sostengono l'ateismo. No, ci sono comunque dei cinici decisamente atei che fanno professione di ateismo. Ok, se volete qualche altro particolare interessante lo trovate sulla dispensa.